Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Amen, pace di Cristo, che Dio vi benedica. Benvenuti al podcast Antioca con la puntata speciale delle sorelle in live in questo momento. Oggi 17 ottobre 2017, siamo insieme riunite, sono le 21:02 minuti per una nuova puntata, insieme veramente glorificando il nome del Signore. Con una nuova puntata, come dicevo, dal titolo Dopoguerra. Amen. Parla con voi in questo momento la sorella Deborah, moglie del ministro Longo Enzo della Chiesa di Dio di Torino. Un saluto speciale veramente a tutte le sorelle che ci stanno ascoltando da Torino, da Milano, da Marsala, dall'Italia, veramente da tutto il mondo che parla la lingua italiana. Prima di iniziare, prima di passare la parola alla nostra amata sorella Maria, moglie del nostro pastore Pedro Guzman, vogliamo fare una preghiera e poi passo la parola alla sorella per il proseguimento del programma. Amen. Grazie Signore Gesù, Signore ti ringrazio, Signore Gesù, alleluia, per questo giorno di vita che tu hai donato a noi, Signore Santo. Grazie Signore per ogni mia sorella che sta ascoltando in questo momento, Signore. Grazie Signore per questa giornata, Signore, che tu, Signore, hai dato a noi, Signore Santo, Jesus, veramente, Signore, come un'opportunità, Signore, come un nuovo giorno, Signore Santo, Jesus, per glorificare Te, Signore, per magnificarti, Signore, per esaltarti, per lodarti, per benedirti, Signore Santo. Io Ti chiedo di guidare, Signore, le labbra della nostra sorella Maria, Signore, affinché la Tua parola possa fluire, Signore, sgorgare, Signore Gesù, e arrivare ai nostri cuori, Signore Santo, veramente noi, Signore, abbeverarci di questa acqua fresca, Signore Santo, che Tu, Signore, vuoi parlare, Signore, che Tu ci vuoi dire tramite di lei, Signore. Usalo come uno strumento nelle Tue mani, Signore Santo, Jesus, per noi, per le nostre vite, Signore, affinché sii Tu, Signore Gesù, alleluia, a parlare ai nostri cuori, Signore Santo, Jesus. Grazie, Signore Gesù, per disporre i nostri cuori nel ricevere la Tua parola, Signore Santo. Spazza via, Signore, ogni distrazione, Jesus, alleluia, nel Tuo santo nome, Signore, ma affinché la nostra mente, il nostro cuore, Signore, possa essere concentrato in Te, Signore Santo, Jesus, in questa sera, Signore, nel Tuo santo nome, nel nome di Gesù. Amen. Amen, care sorelle, che Dio vi benedica. Voglio subito salutare la nostra sorella Maria. Sorella Maria, pace di Cristo, benvenuta al podcast Antioca, ancora questa sera con la puntata delle sorelle. Amen, pace di Cristo, sorella Deborah, grazie veramente per il saluto, la preghiera, gloria sia al nome di Gesù. È una bellissima serata, e un'opportunità in più che il Signore ci dona per poter condividere nell'amore di Cristo la Sua parola. Amen. E le nostre esperienze in Lui. Prima di tutto volevo dire che questa sarebbe la puntata numero 96 delle sorelle. Abbiamo avuto in tutte le puntate prima di questa, fino alla 95, abbiamo avuto circa 5.000 ascolti e 3.000 download e più 96 ore di istruzione.
Gloria sia il nome di Gesù, perché veramente questo, sorelle, solo Dio lo può fare, veramente solo Dio può ispirare e programmare un qualcosa che può edificare le nostre vite, che può rafforzare la nostra fede e unirci nel suo amore, nella sua verità. E sulla pagina www.antioca.it, anche sul Facebook Catholic Church e nel nostro Facebook privato, nel mio Facebook, abbiamo messo le testimonianze e anche sul Spreaker la conferenza che abbiamo avuto della sessione Nord dell'Assemblea Apostolica delle Donne questo scorso sabato. E dico questo perché questa sera vorrei condividere su questa esperienza che abbiamo avuto, parlare un po' sui punti che si sono toccati in questo diciamo raduno di donne, dove la maestra, diciamo l'espositrice, è stata la nostra cara sorella Das Neves, che è la moglie del pastore Pereira Das Neves. Loro sono missionari e in questo momento si trovano a Lisboa. Lisboa si dice in spagnolo, in italiano non so come si dice Lisbona, ok, Portogallo. E questa sera volevo appunto parlare un po' sui punti che si sono toccati in questo bellissimo raduno che abbiamo avuto questo scorso sabato. Vorrei mandare un caro saluto ai nostri cari fratelli di Marsala, di Milano, a tutti i fratelli, pastori e mogli di pastori di tutta l'Italia, e anche un caro saluto e il nostro rispetto al nostro caro vescovo pastore Cipolla e sua moglie, la sorella Tonia. E diciamo il raduno o la conferenza l'abbiamo avuta nella loro congregazione a Pontedera, ed è stato una bella bella esperienza, e li ringrazio una volta in più nel nome di Gesù per aver avuto l'opportunità di aver potuto condividere nell'amore del Signore e aver imparato un po' di più sulla parola del Signore. Sorelle, come dicevo prima, già abbiamo nelle nostre pagine le testimonianze. Il pastore Pedro Guzman ha chiesto di mandare delle registrazioni ognuno privatamente con la loro testimonianza, della loro esperienza, di come il Signore ha parlato le loro vite in questo raduno che abbiamo avuto. E già questo è pubblicato e si lo può ascoltare. Infatti abbiamo anche condiviso queste testimonianze, le abbiamo condivise alla sorella Das Neves, la quale l'ha ricevuto e le ha ascoltate e mi ha scritto dicendomi che veramente ha gioito insieme a noi ascoltando le testimonianze, e dava tutta la gloria e l'onore al Signore. Infatti le mando un caro saluto, perché magari ci sta ascoltando in questo momento. Lei ha detto che se avrebbe potuto, se le sarebbe stato possibile questa sera, lei avrebbe voluto ascoltare il programma. E inviamo un caro saluto una volta in più a lei e alla sua famiglia. Lei mi ha chiesto di salutarvi, sorelle, e di Torino, e tutti coloro che hanno dato abbiamo dato la nostra testimonianza, e ha chiesto di mandare un saluto a ognuna di voi.
Volevo fare un riassunto di ciò che il Signore ha messo nel cuore della sorella condividere con noi in questo raduno, questo sabato scorso. Praticamente lei ci ha dato un foglio che poi lei l'ha sviluppato in un modo guidata dallo Spirito Santo, però nel foglio praticamente lei ha suddiviso la conferenza in tre temi diversi. Il primo si intitola Canti nell'oscurità. Canti nell'oscurità, che tratterà sul potere che c'è nella lode, sul potere che c'è nella lode. E in questo tema sul potere nella lode, che l'ha intitolato Canti nell'oscurità, ha dato tre scritture principali. E la prima è stata Isaia 61 dall'1 al 3, la seconda è stata Seconda Cronache 20, e versetto 3, versetto 12 e versetto 15, 19, 20, 21 e 22. E poi ha dato un'altra scrittura che si trova nel libro di Atti, nel capitolo 16, versetto 16. Perché parlando dei canti nell'oscurità e del potere che c'è nella lode, lei ha portato due riferimenti. Quella di Seconda di Croniche, che leggeremo tra un po', che si tratta di ciò che è successo a Giosafat e il popolo quando dovevano affrontare il nemico, e poi cosa è successo quando Paolo e Sila erano in prigione e hanno iniziato a lodare il Signore. Tutte e due si tratta della lode, parlano del potere nella lode. Poi c'è una seconda parte, un secondo tema che lei ha intitolato Storie coronate di grazia e vittoria. E qui si è parlato sulla insistenza e la perseveranza, ciò che può accadere quando noi perseveriamo, quando noi insistiamo nel Signore, nella sua verità, nelle sue promesse, nella sua parola. E qui ha condiviso due storie, se si può dire così, e si è riferita alle seguenti scritture. La prima, Matteo 15, dal 21 al 28, sarebbe la prima storia, e poi la seconda storia sarebbe, si trova in Giovanni 8, dal 2 all'11. La prima storia di Matteo 15, dal 21 al 28, parla di questa donna che cercava l'aiuto del Signore perché sua figlia era terribilmente tormentata da un demone. E la seconda storia, che si riferisce a queste storie coronate di grazia e vittoria, che parlano sulla insistenza, l'importanza dell'insistenza e perseveranza del Signore, troviamo un'altra storia che ha condiviso riferente a questo, che è quella di Giovanni 8 dal 2 all'11, che tratta della donna che è stata presa in adulterio. Il terzo tema, di cui anche lei ha parlato, si intitola, o l'ha intitolato, Soffia, Spirito di Dio.
E qui ha dato come riferimento principale il libro dei Atti, capitolo 2, dai versetti 1 al 4. E si è riferita ad altri versi, come per esempio Giovanni 20, 22, e Salmo 139, dal 7 al 10, Giovanni 3, 8, Giovanni 14, 17, Prima Pietro 1, 22, e questo sta scrivendo le scritture. Comunque le sorelle che siamo stati sabato scorso a questo raduno abbiamo ognuna di noi il foglio, ma per chi non ce l'ha, per chi non ha potuto esserci, sto dando le scritture basiche. E poi Salmo 1 dal 3 al 4, Matteo 3 dall'11 al 12. E queste scritture si riferiscono tutto a ciò che parla la scrittura sul vento, sulla forza e il potere dello spirito. Ed è importante avere questi riferimenti e capire un po' come il Signore ha portato la sorella a dividere questo tema pronte a trionfare e dividerli in questi tre parti, se si può dire così. Parliamo adesso un pochettino su ogni diciamo tema, di questi tre tema che lei ha fatto riferimento. Nei canti nell'oscurità, dove si parla del potere nella lode, lei ha iniziato con la scrittura di Isaia 61 dall'1 al 3, che legge così: lo spirito del Signore l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli da cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per stabilire di dare a quelli che fanno cordoglio in Sion una diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto. Prima di tutto vediamo che l'abbattimento, che ha a che vedere con lo scoraggiamento, la depressione e la oppressione, è uno spirito. L'angoscia è uno spirito. Lo spirito abbattuto, l'abbattimento, l'angoscia è uno spirito. Per quello la parola si riferisce a spirito angosciato, perché l'abbattimento e l'angoscia non si possono risolvere con medicine, si risolvono spiritualmente. Perché? Perché sono spiriti che non vengono, non sono del Signore. Il Signore può permetterlo, molte volte ha inviato degli spiriti che non sono di Lui, però stiamo parlando in questo caso che sono spiriti che non sono di Lui. E questo si combatte, essendo uno spirito, si combatte spiritualmente, con preghiera, con digiuno e la parola del Signore che libera, ci libera e ci santifica. Allora, prima di tutto vediamo che l'abbattimento e l'angoscia è uno spirito. E questi spiriti hanno a che vedere con lo scoraggiamento, la depressione e la oppressione. Purtroppo lei condivideva che purtroppo molte persone fanno uso di alcol, droghe illicite, medicine, cibo e sonno in eccesso, oltre ad avere altre condotte dannose per cercare di liberarsi da questo spirito di angoscia. E pensiamo al successo degli spot commerciali di prodotti per perdere peso, trattamenti o per lasciare la sigaretta, pillole antidepressive, medicine per dormire, eccetera. Esiste però qualcosa di meglio? C'è qualcosa di diverso per riuscire a fuggire da queste cose? Noi crediamo di sì. Crediamo di sì. Perché la depressione
la paura e la tristezza sono come un mantello. L'angoscia e lo scoraggiamento coprono di tenebre e disperazione la vita delle persone. Sono come un mantello pesante che abbatte, che impedisce alle persone di alzare la loro testa e le mani per lodare Dio. È importante questi punti che la sorella ha toccato, perché molte persone hanno questo spirito e provano a purtroppo, come abbiamo detto, provano di far uso di medicine, di droghe illecite, di tutte queste altre cose per cercare una soluzione. Ma noi sappiamo che solo Dio ci può liberare. Solo la lode, nel potere della lode c'è liberazione contro questi nemici spirituali che vengono o possono venire sulla nostra vita. E per quello lei l'ha intitolato Canti nell'oscurità, perché una persona con questi spiriti si trova, come si diceva prima, nell'oscurità, si trova in questo mantello che lo avvolge, che lo copre e lo mantiene nell'oscurità, la mantiene in tenebre. E per cui soltanto nella lode, soltanto con la parola del Signore, il potere della preghiera e il digiuno, insieme alla lode, si ci può liberare di questi spiriti. E lei faceva riferimento a Seconda Cronaca 20, perché qui leggiamo che il re Giosafat aveva appena finito di mettere ordine in Giuda quando si udì che un esercito molto più grande del suo si era messo in marcia. Immediatamente uno spirito di angoscia e scoraggiamento si impossessò di Giosafat e del popolo. Però Giosafat non rimane lì fermo, ma al contrario, egli insieme al popolo si propose di cercare il Signore attraverso cosa? Attraverso il digiuno e la preghiera. Che bello quando noi vediamo che magari arriva una notizia che può far sì che uno spirito di angoscia e scoraggiamento si impossessi di noi. Che bello poter alzarci e fare un qualcosa, come l'ha fatto Giosafat. Come l'ha fatto Giosafat e il popolo. E lui non è rimasto lì con questo spirito di scoraggiamento e di angoscia. Lui ha fatto un qualcosa. E vediamo cosa è stato di proporsi a cercare il Signore. Ma come l'ha cercato? L'ha cercato attraverso il digiuno e la preghiera. E che bello quando noi ci troviamo in una situazione del genere, poter fare come ha fatto questo re Giosafat, di proporci a cercare al Signore attraverso il digiuno e la preghiera e non rimanere lì, perché molte persone quando si sentono avvolgere o in possesso di questo spirito che li avvolge nell'oscurità ogni volta di più e si sentono cadere come in un buco nero, in un buco senza uscita, rimangono lì oppure cercano, come abbiamo detto prima, altre uscite che non fanno se non che portarli ancora in una situazione ancora più scura e senza una speranza, senza un'uscita. Ma che bello quando noi possiamo veramente cercare il Signore, quando veramente capiamo che solo il Signore ci può aiutare. Allora dice la scrittura che Giosafat ebbe paura e si dispose a cercare l'Eterno e proclamò un digiuno per tutto Giuda. Quindi Giosafat e i suoi gridarono così: «O Dio nostro, non eseguirai tu il giudizio su di loro, poiché noi siamo senza forza davanti a questa grande moltitudine che viene contro di noi? Non sappiamo cosa fare,
ma i nostri occhi sono su di te. Che bello quando possiamo riconoscere umilmente davanti al Signore che ci troviamo in una situazione e non sappiamo cosa fare, ma li confessiamo al Signore che i nostri occhi sono su di Lui e che Lui sì che può raddrizzare le nostre vie, può indirizzarci alla soluzione, a cosa veramente fare per uscire di quella situazione. Che bella preghiera veramente, che bella preghiera ha fatto Giosafà. E dobbiamo veramente anche noi pregare in questo modo, dirle umilmente al Signore: Signore, non so cosa fare, però io confido in te, aspetterò in te. L'aspettare è molto molto importante, e anche noi dobbiamo, avendo i nostri occhi su del Signore, sperare ed aspettare in Lui. Nel verso 15 leggiamo che lo Spirito dell'Eterno discese sul profeta Jaaziel, il quale disse: così vi dice l'Eterno, non temete, non sgomentatevi a motivo di questa grande moltitudine, perché la battaglia non è vostra, ma di Dio. Che bello quando noi diciamo: Signore, non sappiamo cosa fare, però una cosa sappiamo, che i nostri occhi sono su di te e tu ci darai l'uscita. Tu saprai dirci come fare. E quando siamo umili davanti a Dio e aspettiamo in Lui e facciamo una preghiera sincera di tutto cuore a Lui, Lui sempre ci fa sapere che Lui è con noi e ci fa vedere l'uscita. Infatti, in questo caso, Lui ha mandato uno dei suoi profeti, e il profeta, attraverso lo Spirito dell'Eterno, le ha fatto sapere a Lui che sarebbe stato il Signore a battagliare e a difendere loro. Praticamente gli ha fatto sapere che aveva ascoltato la loro preghiera, che sapeva che loro aspettavano in Lui e che avrebbero avuto la vittoria. Allora, che bello quando noi ascoltiamo ai profeti del Signore, ai loro conduttori, ai loro pastori. Che bello, perché il Signore sempre ci parlerà attraverso loro. Il Signore sempre ci darà una guida santa attraverso le nostre autorità, attraverso i suoi profeti, i suoi pastori. E loro, appena hanno saputo questo, non avevano ancora vinto la guerra, però per fede già sapevano che l'avevano vinta. Per fede sapevano, confidando nel profeta di Dio, che avrebbero avuto vittoria. E prima di avere questa vittoria, loro iniziarono a gridare di gioia. E vediamo nel versetto 19 che poi i Leviti, dei figli dei Cheatiti e dei figli dei Coraiti, si levarono per lodare ad altissima voce l'Eterno, il Dio di Israele. Quindi Giosafat disse al popolo: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme. Credete nell'Eterno, il vostro Dio, e sarete saldi. Credete nei suoi profeti e prospererete. Così loro continuarono a lodare Dio. Quindi, dopo essersi consigliato con il popolo, stabilì dei cantori che cantassero all'Eterno e lodassero lo splendore della sua santità, mentre camminavano davanti all'esercito e dicevano: celebrate l'Eterno, perché la sua benignità dura in eterno. Allora, cosa accade? Cosa è successo? Appunto, è successo tutto ciò che Dio aveva promesso attraverso il suo profeta. Perché quando essi cominciarono a cantare e lodare,
l'Eterno tese un'imboscata contro i figli di Ammon e di Moab e quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti. Che bello quando loro prima di vedere i loro nemici davanti ai loro occhi essere sconfitti, prima di vedere i loro nemici morti, prima di aver avuto vittoria in quella battaglia, loro hanno creduto alla voce dell'Eterno attraverso il suo profeta, uno dei suoi profeti. L'hanno creduto e allora lì iniziarono, ancora prima di aver vinto la battaglia, credendo alla parola di uno dei profeti di Dio, iniziarono a lodare, iniziarono a dare gridi di gioia, iniziarono a cantare. Ed è stato lì ciò che Dio ha usato per poter far sì che il nemico fosse sconfitto. Perché poi vediamo il resto della storia di cosa è successo. Poi la sorella si riferì a un'altra storia molto simile che si trova nel libro dei Atti, capitolo 16, che dice così: presero Paolo e Sila e li trascinarono sulla piazza del mercato davanti ai magistrati e presentatili ai pretori dissero: questi uomini che sono giudei turbano la nostra città e predicano usanze che a noi, che siamo romani, non è lecito di accettare e di osservare. Allora la folla insorse tutta insieme contro di loro e i pretori, strappate loro le vesti, comandarono che fossero frustrati. E dopo averli battuti con molti colpi, li gettarono in prigione, comandando al carceriere di tenerli al sicuro. Questi, ricevuto un tale ordine, li gettò nella parte più interna della prigione e fissò i loro piedi ai ceppi. Ora, verso la mezzanotte, Paolo e Sila pregavano e cantavano inni a Dio. E i prigionieri li udivano. Improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse. E in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si sciolsero. Il carceriere, destatosi e viste le porte della prigione spalancate, trasse fuori la spada e stava per uccidersi, pensando che i prigionieri fossero fuggiti. Ma Paolo gridò ad alta voce dicendo: non farti alcun male, perché noi siamo tutti qui. E chiesto un lume, egli corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila. Poi li condusse fuori e disse: signori, cosa devo fare per essere salvato? Ed essi dissero: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Allora in questa storia anche vediamo che la vittoria Paolo e Sila la hanno ottenuta, l'uscita a quella situazione, a quel problema, l'hanno avuta quando? Quando loro hanno incominciato a cantare, pregando e cantando inni a Dio. Vediamo che in queste due storie che si sono condivise e in quel momento, vediamo la vittoria nella lode, nei cantici, negli inni a Dio. Ed è bellissimo questo perché capiamo che quando lodiamo Dio c'è potere, si crea un fiume di guarigione, di liberazione e di vittoria, un fiume di pulizia e di benedizione. Torniamo allora alla storia di Giosafat e Giuda che leggevamo prima. Dice la parola: il quarto giorno si radunarono nella valle di benedizione dove benedissero l'Eterno, per questo quel luogo è stato chiamato
valle di benedizione fino al giorno di oggi. E questo si trova in Seconda Cronaca, Cronache 20, versetto 26. Allora, sorelle, come si parlava nella conferenza, è il momento di lodare Dio. È il momento di lodare Dio non solo per le sue promesse, ma per chi Lui è. Lodare Dio perché abbiamo un Dio grande, potente, veritiero, dove la sua parola è verità e dove le sue promesse sono sì e amen. E amen. E qui è dove si applica quella prima scrittura che abbiamo letto in Isaia 61:3, dove dice che si darà a quelli che fanno cordoglio in Sion una diadema invece della cenere, olio della gioia invece del lutto e il manto della lode invece di uno spirito abbattuto. Per quelli che hanno uno spirito abbattuto, non c'è niente più che può combattere quello spirito con un manto di lode. Il manto della lode sarà più forte che il mantello dello spirito abbattuto. Il manto della lode potrà di più che il mantello dello spirito abbattuto. E questo è un qualcosa che dobbiamo capire, sorelle, perché molte volte si dice: io ho bisogno di liberazione, io ho bisogno di essere liberata. Il Signore dà la chiave, il Signore ci insegna e ci guida non solo attraverso la sua parola, ma anche attraverso i suoi pastori, i suoi profeti, che la parola ci santifica e la lode ci libera. Abbiamo bisogno di liberazione? Abbiamo bisogno di santificazione? La lode ci libera, la parola ci santifica, come ha detto il Signore pregando come il Cristo allo Spirito del Padre, ha detto: Padre, santificali nella tua parola, la tua parola è verità. Santificali nella verità. La tua parola è verità. Allora lì capiamo che nella parola, attraverso la parola, e sappiamo che Gesù Cristo è la parola fatta carne, Gesù Cristo in noi, lo Spirito Santo di Dio in noi, è quella che ci può santificare e la lode è quella che ci può liberare. E queste due storie sono due di tante, tante storie che vediamo, e non solo storie, ma una recopilazione di eventi che sono successi in un certo periodo della storia, e sono due di tanti delle volte che il Signore ha dato vittoria al suo popolo attraverso della lode. Poi si è parlato dell'importanza della insistenza e della perseveranza, e questa parte sulla perseveranza è stata intitolata Storie coronate di grazia e vittoria. Perché? Perché quando noi perseveriamo, quando noi insistiamo al Signore, questo fa sì che siamo coronate di grazia e di vittoria. E la prima scrittura di cui si è fatta riferimento su questo punto della perseveranza, della insistenza, dove c'è stata la grazia e c'è stata vittoria, la troviamo in Matteo 15, dai versetti 21 al 28. Legge così: poi Gesù, partito di là, si diresse verso le parti di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea venuta da quei dintorni
mise a gridare dicendogli: «Abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide. Mia figlia è terribilmente tormentata da un demone». Ma egli non le rispose una parola. E i suoi discepoli, accostatisi, lo pregavano dicendolo: «Licenziala, perché ci grida dietro». Ma egli, rispondendo, disse: «Io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele». Ella però venne e lo adorò dicendo: «Signore, aiutami». Ma egli le rispose dicendo: «Non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». Ma ella disse: «Sì, Signore, però anche i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le rispose dicendo: «O donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come tu vuoi». E in quel momento sua figlia fu guarita. Che bello che molte volte, sorelle, per la nostra insistenza e la nostra perseveranza, non solo può darci la risposta a un qualcosa che abbiamo di bisogno e chiediamo al Signore, ma da quella insistenza e perseveranza, sorelle, può dipendere la vita, la liberazione e la guarigione di un qualcuno attorno a noi. E questo qualcuno può essere un figlio, una figlia, può essere un marito, può essere una mamma, un papà, può essere una sorella, un fratello, nella carne come nella fede, può essere una vicina di casa, può essere un compagno, una compagna di lavoro, può essere un compagno, una compagna di scuola. E grazie alla nostra perseveranza e insistenza possiamo guarire, liberare, sanare e salvare a quella persona. Molte volte noi stessi ci stanchiamo, perdiamo la pazienza, la fede in un qualcuno o nella situazione di un qualcuno, perché non si tratta solo di noi, ma può trattarsi, come in questo caso si trattava della figlia di questa donna, ugualmente si può trattare di un figlio, una figlia, come ho detto prima, un vicino di casa, un compagno di lavoro, e molte volte si perde la pazienza, si perde la speranza e si lascia andare. Come il nostro pastore molte volte ha detto, che quante volte abbiamo ascoltato persone dire: «Ma sì, lasciala stare a quella lì, tanto non cambierà mai. Lascialo stare a quello lì, tanto non crederà mai, non cambierà mai. È un caso perduto». Quante volte, fratelli, sorelle, sentiamo questa frase dirla riguardo a un qualcuno? Quante volte magari anche noi l'abbiamo detto alcuna volta nella nostra vita? Però come in questo racconto, in questo episodio, vediamo che per la perseveranza e insistenza di questa donna verso il Signore, avendo ricevuto umiliazione, avendo ricevuto offese e anche quando qualcuno ti ignora, no? Avendo ricevuto tutto questo da parte del Signore, lei non si è fermata, lei ha continuato, ha perseverato, e grazie a questo sua figlia fu guarita. Quante volte, se noi facciamo la stessa cosa per un qualcuno, possiamo guarire, far sì che il Signore guarisca, liberi, sani e salvi a un qualcuno, grazie alla nostra insistenza e perseveranza. Perché qua vediamo che a questa donna il Signore prima, questa è una cosa che io testimoniavo, che chiamò la mia attenzione, perché la prima volta lui l'ha ignorata totalmente, perché dice la parola che il Signore rimase in silenzio, non le ha risposto una parola, per cui lei ha sofferto questa umiliazione, che il Signore la ignorassi. Poi vediamo una seconda parte, una seconda volta,
che il Signore sì, le dà una risposta, ma le dà una risposta aspra, perché le dice che non è stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele, che non è stato mandato a lei che era una samaritana, ma solo alle pecore perdute della casa di Israele. E questa è una risposta aspra. Ma poi la terza volta che il Signore aprì bocca verso di lei, ha dato una risposta ancora più dura, la ha offesa letteralmente, perché praticamente l'ha chiamata una cagnolina. L'ha chiamata una cagnolina perché le ha detto: non è cosa buona prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini. Ma questa donna, con tutto ciò, la prima volta che l'ha ignorata e lui non le parlava, lei non ha perso la speranza, lei ha continuato a insistere, a perseverare, non importò che il Signore la ignorava. La seconda volta che le ha dato la risposta aspra, dicendogli: guarda, tu non sei del popolo di Israele, per cui non sono venuta per te, lei poteva lì dire: beh, non c'è speranza, non è venuto per me, è venuto per la casa di Israele, se ne può fare. Invece no, lei ha continuato a persistere e ad insistere, per poi ricevere una terza risposta che è stata ancora più aspra, quando l'ha offesa. Prima l'ha ignorata, poi praticamente le ha tolto la speranza e poi l'ha umiliata offendendola, chiamandola cagnolina. Ma cosa ha fatto lei? Lei ha continuato a persistere e insistere, lei non si è offesa. Come diceva la sorella, lei sapeva che lei si trovava di fronte al pane di vita, al pane di vita. E per cui anche una briciola di quel pane, lei sarebbe stata contenta, lei capiva che sarebbe stato sufficiente per risolvere il problema che lei, in questo caso sua figlia, aveva. E per cui lei risponde con un'affermazione, dicendole: sì, è vero, Signore, magari io sono una cagnolina, è vero, però anche i cagnolini mangiano delle briciole. E questo ha fatto che il Signore tirasse un wow, no? Si parlava del wow, da quando noi non facciamo un qualcosa, non diciamo un qualcosa al Signore che faccia sì che il Signore dica: wow, che fede, che donna. E questo ha tirato fuori un wow della bocca del Signore, perché certamente non ha detto wow, però ha detto: oh donna, grande è la tua fede. E le ha detto: ti sia fatto come tu vuoi. E vediamo che in quel momento sua figlia fu guarita. Che bello quando noi non ci perdiamo d'animo, non ci lasciamo vincere dallo scoraggiamento e dall'angoscia, ma anziché lasciarci questo mantello di oscurità su di noi, cosa facciamo noi? Attraverso la parola e la lode, la insistenza e la perseveranza, noi possiamo ricevere ciò che stiamo chiedendo al Signore ed essere coronate con la sua grazia. Che bello, perché Dio premia la nostra perseveranza, Dio premia la nostra fede. Dobbiamo imparare a dipendere da Dio, dobbiamo capire che non importa in quale situazione ci troviamo, in quale situazione si può trovare una persona di disperazione, di disorientamento per le circostanze che ci circondano, se si può dire così, dobbiamo ricordare che l'uscita, la speranza è il Signore, e chiederci: quando è stata l'ultima volta
che ci siamo inginocchiati veramente davanti a Dio col nostro volto in terra, postrati, proprio prostrati davanti a Lui, gridando per ottenere il suo aiuto. Dobbiamo imparare a dipendere da Dio. E tutto ha un proposito. I tempi di Dio sono perfetti anche nel silenzio del Signore. Ha un significato. Anche nelle risposte dure del Signore significano un qualcosa. Ma quando sembra che Lui non ci ascolta e che tutto intorno a noi pensano che siamo un fastidio o dei buoni a nulla, dobbiamo capire che il Signore Gesù è ancora lì presente. È ancora lì presente. È importante questo, sorelle, è importante questo, perché molte volte alla prima offesa, alla prima risposta negativa da parte del Signore o dei suoi conduttori, i suoi profeti, subito già ce ne andiamo. Ci offendiamo, ce ne andiamo dalla congregazione, o molto ancora più grave, ce ne andiamo della Chiesa del Signore. E questo è una cosa che il Signore molte volte permette, appunto per provare la nostra fede, per provare la nostra insistenza, la nostra perseveranza. Se veramente noi lo amiamo e lo serviamo, anche se Lui è in silenzio, anche se Lui ci offende o ci dà un no a un qualcosa. Perché noi dobbiamo capire che dobbiamo amarlo e servirlo non per ciò che Lui può fare per noi, ma per ciò che Lui è. Lui è Dio e Lui merita tutta la lode e tutto l'onore. E questo è molto importante, capire l'importanza di gettarci davanti al suo trono e postrarci davanti a Lui, in lode, in preghiera, in insistenza e in perseveranza. Con rispetto a questo tema della perseveranza, si è condiviso un altro episodio che è accaduto, è scritto e rimase scritto in Giovanni 8 dal 2 all'11, che tratta della donna adultera e legge così: ma sul far del giorno tornò di nuovo nel tempio e tutto il popolo venne da lui. Allora i farisei e gli scribi gli condussero una donna sorpresa in adulterio e, postala nel mezzo, dissero a Gesù: maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto mentre commetteva adulterio. Ora, nella legge Mosè ci ha comandato di lapidare tali donne. Ma tu che ne dici? Or dicevano questo per metterlo alla prova e per aver di che accusarlo. Ma Gesù, chinatosi, scriveva col dito in terra. E come essi continuavano ad interrogarlo, egli si alzò e disse loro: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Poi, chinatosi di nuovo, scriveva in terra. Quelli allora, udito ciò e convinti dalla coscienza, se ne andarono ad uno, cominciando dai più vecchi fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù dunque, alzatosi e non vedendo altri che la donna, le disse: donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. Gesù allora le disse: neppure io ti condanno, va e non peccare più. Che bello quando vediamo che Gesù è in mezzo
alla storia della nostra vita. Perché il Signore è fedele, il Signore non fa accessione di persona, il Signore non ha condannato questa donna, perché sappiamo che il Figlio di Dio non è venuto a condannare ma a salvare ciò che già era condannato, perché noi attraverso il peccato avevamo una condanna addosso, stavamo verso la morte eterna, separati eternamente da Dio, ma il Signore è venuto a salvarci, e come a questa donna non l'ha condannata, però le ha detto va e non peccare più. Quando il Signore ci salva e toglie attraverso il suo sangue, il sacrificio prezioso che ha fatto per noi, toglie il peccato di noi, lui richiede di noi che cambiamo vita, richiede di noi di non continuare a vivere nel peccato. E che bella storia coronata di grazia. Ogni volta che noi riceviamo la parola del Signore, riceviamo la grazia del Signore e continuiamo nel cammino col Signore, sempre c'è un proposito, sempre c'è un perché. E la fine è bella, come diceva la nostra cara sorella che ha condiviso con noi queste bellissime insegnamento. Immaginiamo questa donna come si è sentita. La legge di Dio la condannava, la sentenza di morte era giusta, ma contro ogni speranza essa fu perdonata. La stessa cosa con noi, eravamo condannati dalla legge di Dio, tutti abbiamo rotto la legge di Dio, chi rompe una legge la rompe tutta. Tutti siamo stati, come dice Romani, fuori dalla grazia di Dio, dalla gloria di Dio. Tutti abbiamo caduti dalla gloria di Dio. La sentenza di andare all'inferno era giusta, perché Dio è un Dio buono e un giudice giusto, e ovviamente noi, avendo rotto la legge, lui come giudice giusto doveva mandarci alla morte eterna, doveva darci un castigo, ma dice la Bibbia che lui ha preso il nostro castigo su di lui, è ricaduto tutto su di lui, tutti i nostri peccati, le nostre colpe sono ricaduti su di lui. In quella croce c'erano tutti i nostri peccati, la nostra condanna, sono stati i nostri peccati e la nostra condanna che hanno crocifisso al Signore, per cui era giusto così. Però gloria a Dio, che il Signore con la sua grazia e misericordia ha dato alla nostra storia un bellissimo fine, se perseveriamo fino alla fine, se continuiamo a lodarlo, se continuiamo in questo cammino santo che il Signore ha offerto a noi. Che bello vedere come attraverso la sua morte e la sua resurrezione ha cambiato la nostra vergogna in allegria, ha cambiato il nostro inferno nel suo cielo e la nostra morte in vita eterna. Neanche il Signore adesso ci condanna, anzi ci perdona e ci invita a vivere una vita in cui regna l'amore e non il nostro peccato. Non dobbiamo far sì che sia il peccato che domini la nostra vita, ma sia lo Spirito Santo in noi che domini sul peccato che dimora nei nostri membri. E che bella preghiera ha fatto il re Davide nel Salmo 38, quando ha detto: «O Eterno, non sgridarmi nella tua indignazione e non castigarmi nella tua ira, poiché le tue frecce mi hanno trafitto e la tua mano mi schiaccia. Non c'è nulla di sano nella mia carne a causa della tua ira,
Non c'è requie alcuna nelle mie ossa a causa del mio peccato. Le mie iniquità infatti superano il mio capo. Sono come un grave carico troppo pesante per me. Le mie piaghe sono fetide e purulenti per la mia follia. Sono tutto ricurvo e abbattuto. Vado in giro tutto il giorno facendo cordoglio perché i miei lombi sono pieni di infiammazione. E non vi è nulla di sano nella mia carne. Sono sfinito e confuso. Ruggisco per il fremito del mio cuore. Oh Signore, ogni mio desiderio è davanti a te. I miei sospiri non ti sono nascosti. Il mio cuore palpita. Ma mia forza mi lascia. La luce stessa dei miei occhi se n'è andata. I miei amici e i miei compagni stanno lontani dalla mia piaga e i miei vicini si fermano a distanza. Quelli che cercano la mia vita mi tendono lacci e quelli che cercano di farmi del male parlano di rovina e meditano inganni tutto il giorno. Ma io sono come un sordo che non ode e come un muto che non apre bocca. Sì, sono come un uomo che non sente e che non può rispondere con la sua bocca. Poiché spero in te, o Eterno, tu risponderai, o Signore Dio mio, poiché ho detto non si rallegrino di me e quando il mio piede vacilla non si innalzino contro di me. Mentre sono sul punto di cadere e il mio dolore è continuamente davanti a me, mentre confesso la mia iniquità e sono angosciato per il mio peccato, i miei nemici sono pieni di vita e sono forti, e quelli che mi odiano senza motivo si moltiplicano. Anche quelli che mi rendono male per bene mi perseguitano, perché seguo il bene. O Eterno, non abbandonarmi, Dio mio, non allontanarti da me. Affrettati in mio aiuto, Signore, mia. Che bello, sorelle, questa preghiera. Che bella la preghiera del re Davide. E come terzo punto si è parlato dello Spirito di Dio. Si è parlato del soffiare dello Spirito di Dio. E si parlava che lo Spirito di Dio è come il vento. Si è introdotto questa parte del tema con il capitolo 2 del libro degli Atti dall'1 al 4, dove parla che quando erano radunati a Gerusalemme il giorno della Pentecoste erano in una sola mente, nello stesso luogo, e all'improvviso venne dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi sedevano. E apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e andarono a posarsi su ciascuno di loro. Così furono tutti ripieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, secondo che lo Spirito dava loro di esprimersi. Allora si parlava del vento dello Spirito, l'importanza del vento naturale, come vediamo che comunque il vento soffia costantemente sulla terra ed è presente in ogni luogo, che anche se non lo vediamo lo possiamo sentire, e vediamo che nella natura la funzione del vento è molto importante, perché si parlava che il vento influisce sulle correnti oceaniche, regola il clima, trasporta le nuvole, sparge il polline dei fiori e tante altre cose. Per cui non c'è dubbio che il vento non esiste, senza il vento non esisterebbe la vita su questo pianeta. Ugualmente come senza la presenza di Dio non ci sarebbe vita nella Chiesa. Per cui vediamo che l'aria e il vento ci circondano ovunque noi ci troviamo. È proprio come lo Spirito Santo di Dio che è onnipresente, riempie ogni cosa. Come appunto Davide, scoprendo questo, ha chiesto Dio e ha detto: dove potrei andare lontano dal tuo spirito o dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo tu sei là, se stendo il mio letto nello Sheol, ecco tu sei anche là, se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà.
Il vento soffia dove vuole e tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va. Così è chiunque è nato dallo Spirito. Allora vediamo che così come il vento naturale è importante e ha delle diverse funzioni, la stessa cosa è lo Spirito Santo. È come un vento. È come un vento, è una forza, è un potere che il Signore ci dà non soltanto per portarci a tutta verità e far sì che non siamo ingannati, ma anche il frutto dello Spirito Santo porta, come detto prima, un frutto nella nostra vita. Porta un frutto e lo Spirito Santo ci pulisce, così come il vento nella natura, quando soffia, pulisce. Lo Spirito Santo in noi ci purifica, ci pulisce di ogni contaminazione. E questo è importante, perché così come il vento naturale ha una forza, un potere di sollevare automobili, far cadere grandi alberi, e radere al suolo case e far crollare edifici, così anche lo Spirito Santo è un potere capace di sradicare le fortezze del nemico e le argomentazioni false. Esso rompe qualsiasi legame diabolico ed estingue ogni maledizione, senza curarsi di quante generazioni essa abbia soffocato. È importante, sorelle, capire che non dobbiamo rattristare lo Spirito Santo, perché se rattristiamo lo Spirito Santo stiamo togliendo il potere e la forza che il Signore ha dato in noi per poter rompere ogni legame e ogni maledizione e poter far sì che mettiamo all'obbedienza di Cristo, sottomettiamo all'obbedienza di Cristo ogni argomento che vuole innalzarsi incontro della verità nei nostri membri. Ed è lì la decisione, attraverso la parola, attraverso la lode, attraverso l'insistenza all'obbedienza della parola, che noi possiamo in ogni momento, in ogni occasione, mettere per primo l'obbedienza alle istruzioni del Signore nella nostra vita, anziché il peccato che dimora nei nostri membri, anziché ciò che vuole innalzarsi nei nostri membri incontro della verità. È importante capire che lo Spirito Santo purifica anime attraverso l'ubbidienza alla verità. E questo è importante, perché questo ci porta a un amore fraterno senza alcuna simulazione, amandoci intensamente gli uni agli altri di puro cuore. È importante, sorelle, è importante capire ciò che fa lo Spirito Santo in noi. È importante. E così come il vento fa che il fuoco, diciamo, il vento fa che un fuoco fa propagare un incendio, no? Perché col vento le fiamme incominciano a fare più grande, più grande, più grande, poi diventa tutto un incendio. La stessa cosa lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo riavviva quelle fiamme, quella fiammetta, scusate, dentro di noi, e lo fa diventare un grande fuoco per il Signore. Questo è molto importante, essere uniti, unanime, di una sola mente, come il giorno della Pentecoste, dove il Signore attraverso il suo Spirito Santo possa muoversi nella sua Chiesa. E
questo è stato il tema di cui si è parlato, molto molto importante. Poi nelle testimonianze, se qualcuno va al link delle testimonianze, potranno ascoltare veramente come questa parola ha toccato ed è stata rema a ognuna di noi. Il fatto della lode, di lodare prima di vedere il risultato, prima di vedere la vittoria, sapere ed essere certe delle promesse del Signore, della parola che il Signore ci dà attraverso le nostre guide, i nostri conduttori, i nostri profeti, e lodare il Signore con certezza che già ci ha dato la vittoria prima di riceverla, di come ha parlato alla nostra vita dell'importanza di perseverare, non solo per ricevere un qualcosa per noi stessi, ma come questa perseveranza può salvare la vita di qualcuno, e mai scartare e dire: oh no, questa persona non vale la pena, oppure questa persona non c'è niente da fare, questa persona non cambierà mai, lasciamola stare. No, dobbiamo perseverare, dobbiamo insistere con la lode, la preghiera, la umiltà davanti al Signore, non offenderci col Signore, non sgomentarci perché non riceviamo una risposta, o perché la risposta è negativa, o perché l'offesa viene, ma continuare a credere, continuare a avere fede, continuare a perseverare, continuare a lodare. E questo non lo faremo da sole. Questo lo faremo con l'aiuto dello Spirito Santo di Dio che ci è stato dato, se l'abbiamo ricevuto. Perché? Perché questo sarà la forza e il potere che ci spingerà a poter far sì che possiamo credere, che possiamo perseverare e lodare senza offenderci, senza sgomentarci, non importando le circostanze attorno a noi. Vogliamo santificazione? Santifichiamoci con la parola. Vogliamo liberazione? Lodiamo. Lodiamo Dio, adoriamo Dio, gridiamo a Dio, e questo porterà liberazione alle nostre anime. Gloria sia il nome di Gesù. Sorelle, questo è stato in grandi, diciamo, riassunto ciò che si è parlato in questo raduno, in questa conferenza presso la congregazione, la chiesa di Pontedera, attraverso la conferenzista, la sorella Cas Neves. Ho sentito che era importante una volta in più condividere questi punti della lode, della perseveranza, dell'importanza dello Spirito Santo, soprattutto non solo per noi che siamo state presenti, ma per persone che magari non lo sono state, ed è importante condividere questi punti. Per chi non è stato presente, o per chi lo è stato e vuole di nuovo gioire e avere un rinfresco su ciò che si è insegnato, come ho detto prima, sul sito e sul Facebook della Chiesa, e anche io l'ho condiviso dalla Chiesa, sul mio Facebook c'è il link delle testimonianze, ci sarà questo di cui abbiamo parlato questa sera, ma anche ci sarà la conferenza, diciamo, che c'è stata quel giorno, dove la sorella ha insegnato in spagnolo, e la sorella Tonia Bencivenga, la moglie del nostro caro vescovo Cipolla, ha tradotto all'italiano, e quella già ce l'abbiamo sul Spreaker,
e poi io lo condividerò anche da lì e dal Facebook della Chiesa sul mio Facebook e potete averlo disponibile. E ringrazio Dio per questo, veramente perché è una benedizione ricordarci chi è il nostro Padre, chi è il Dio in cui noi abbiamo creduto, il Dio dell'impossibile, un Dio meraviglioso, un Dio fedele, un Dio che ci ama, un Dio che ci libera, che ci santifica, che ci guarisce, che ci conforta e che è fedele in eterno. Vi ringrazio sorelle per avermi accompagnato, averci accompagnato in questa ora. Spero che questo programma sia stato di edificazione e di benedizione per qualcuno in questa sera e in altri momenti che sarà ascoltata. Da altre persone che non hanno potuto essere con noi questa sera. E vi ringrazio, sorelle e sorella Deborah, se hai qualcosa da condividere, e puoi chiudere con una preghiera. Ti ringrazio, sorella, e vi saluto nell'amore del Signore. Pace di Cristo. Amen, pace di Cristo, gloria sia il nome del Signore, grazie sorella Maria per una volta in più condividere veramente quella che è stata la parola di questa conferenza, veramente è possibile riascoltare questa puntata, lo sarà possibile farlo, gloria sia il nome del Signore, se qualcuno si è collegato in ritardo, stiamo chiudendo questa puntata con 22 ascolti, 22 sorelle che stanno ascoltando in questo momento per la gloria del nostro Signore. Veramente, se poi qualche sorella che non è potuta venire lì a Pontedera ascoltando adesso questa sera questa puntata delle conferenze che la sorella ha potuto condividere con noi ha un'ulteriore testimonianza, un testimonio, un qualcosa che veramente il Signore ha parlato al suo cuore, può inviarlo semplicemente con un messaggio alla sorella Maria, testimoniando veramente la gloria del Signore, anche perché ricevendo questa parola fresca per noi e siamo chiamati ovviamente a spanderla ancora di più, una volta in più, anche a chi non è potuto raggiungerci lì a Pontedera. Quindi, lodato sia il nostro Signore Gesù Cristo, ringrazio ogni sorella in questo momento ascolto e vi auguriamo veramente un buon riposo nella pace del Signore in questa notte e per il prossimo appuntamento con la prossima puntata delle 5:30 con il One Day at a Time condotto dal nostro pastore Pedro Guzman. Vogliamo chiudere questa puntata con una preghiera nel nome del Signore Santo Gesù Cristo e con la sua benedizione una volta in più nelle nostre vite. Grazie Signore Gesù, Signore, grazie per la mia cara sorella, Signore che ha potuto condividere, Signore ha sentito condividere, Signore, questa parola, Signore, che Tu hai portato ai nostri cuori, Signore Santo, Jesus, grazie Signore Gesù, perché noi non siamo mai arrivate, Signore, ma abbiamo sempre da imparare, Signore Santo, sempre di più, Signore, della Tua parola, Signore, grazie per ogni cosa, Signore Santo, Jesus, grazie per come Tu l'hai guidata, Signore, grazie per ogni mia sorella che ha ascoltato e che ascolterà, Signore Santo, e Ti chiedo di darci un una notte, un buon riposo, Signore, nella tua pace, Signore Santo, in meditazione nella tua parola, Signore, veramente in connessione con te, Signore Santo, sempre, Signore, meditando nella tua parola giorno e notte, come dice la tua parola, le tue sante scritture, Signore Santo. Ti chiedo, Signore, di veramente di restare con noi, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Pace di Cristo, grazie ancora sorella Maria per essere stata con noi in questa sera e aver condiviso questa parola e grazie ad ogni sorella che ha ascoltato. Che Dio vi benedica, pace di Cristo dal podcast Antioca. Amen.